Abbiamo detto migliore in campo, soprattutto nel secondo tempo, perché pressione e recupero palla, poi è nata l'azione dove sei stato protagonista del gol di Ferraris, 30 metri di corsa, sei arrivata alla bandierina, recupero palla, l'hai messa a disposizione di Cangiano per il gol e avevi praticamente fatto un'espulsione nel primo tempo. Sì, diciamo che è quello che mi chiede il mister, quello che mi dice di non pensare troppo personalmente a far gol, ma di aiutare la squadra, di correre, di pressare, ed è quello che sto facendo. Soprattutto Edoardo, sei stato determinante, come hai detto, per la squadra a Terni ed oggi. È un nuovo Edoardo Vergani questo? Anche perché ha fatto tutta la preparazione al completo, senza intoppi. Sì, è proprio qua la differenza. Il primo anno che riesco a fare un ritiro completo e quindi fisicamente mi sento molto meglio rispetto agli altri anni. Allora, puoi raccontarci un po' quelle pressioni che hai fatto sul primo gol? Intanto quella tackle scivolato da cui è costretto la Torres a perdere il pallone e poi è nata l'azione del gol. Sì, diciamo che ero un po' nervosetto perché avevo perso due palloni di fila e quindi volevo recuperare quel pallone lì, ce l'ho fatta, poi Dagasso mi ha servito, ho calciato e per fortuna c'era Ferrari sulla respinta. Poi Dagasso ti ha mandato un'altra volta in profondità, hai fatto 30 metri di corsa. Sì, poi l'importante è crederci, ci ho creduto fino alla fine, peccato per il gol nei minuti finali dove ci siamo abbassati un po' troppo, non si è riuscito a fare pressing fino alla fine. Perché quel cross così facile avete per un concesso? Non l'ho ancora vista, ma il problema sta che non dovevamo essere così bassi. Una domanda da studio, anzi anche più di una domanda per Edoardo Vergani. Massimo e Fabio che all'auricolare vi ascolta. Sì, no, vabbè, insomma sul gol del 2-2 è troppo facile l'inserimento di Brentano, non è stato assorbito, vabbè, evidentemente la squadra era troppo bassa. Ti sei convinto che non c'è più tempo da perdere, Edoardo? Te lo dico col massimo della stima perché hai grandi qualità. Cioè, questo deve essere l'anno tuo. Sì, questo sicuramente. Ho perso tanto tempo per infortuni e per altre cose. Quest'anno mi sento molto bene, come ho detto, è il primo ritiro che faccio al completo e quindi fisicamente ne beneficio. Un'altra domanda per Edoardo che poi lo dobbiamo salutare. La facciamo fare a Fabio. No, io nessuna domanda, faccio i complimenti a Edoardo perché comunque non è semplice rimanere in un ambiente, no, dove magari c'è qualche mugugno, dove si voleva prendere un attaccante di categoria, un attaccante di spessore, che poi non ci si è riusciti, è un altro paio di maniche, però faccio i complimenti perché è ripartito bene con la testa giusta e sono convinto anche io, come ha detto Massimo, che potrebbe essere il tuo anno, quindi ti faccio un grande in bocca al lupo perché c'hai la faccia pulita e secondo me sei un bravo ragazzo. Grazie mille, grazie. Ti chiedo un'ultima cosa io in chiusura, vai in scadenza quest'anno con il Pescara perché avevi 3 anni di contratto, avete già parlato un po' con il Pescara per prolungare o ancora presto? No, non ho ancora parlato di niente. Se lo dovessero proporre? Non lo so, le parleremo.